Allora, dopo gara di questo derby per la United, tre punti importanti, si rafforza comunque la leadership di questo girone. Sì, oggi era importantissimo fare il bottino pieno perché loro, essendo un derby cittadino, ci aspettava una partita difficile. Il fatto è che così è stata, primo tempo molto equilibrato, noi sfortunati, però alla fine siamo riusciti a porre il nostro gioco e a vincere la partita. Ecco Masullo, tante volte si è parlato spesso del tuo ruolo, è un giocatore molto importante proprio per ricoprire in circostanze come queste una porta importante. Sì, oggi non sono stato chiamato in causa tanto, ma quel poco stato chiamato in causa ho risposto bene, questo è importante. Per noi attacchiamo tanto e oggi difficilmente trovavamo gol, era importantissimo non subire la rete. Ecco, vogliamo rimarcare quanto però è importante proprio il ruolo del portiere in questo sport? Secondo me il 50% è il portiere, perché ovviamente sbaglia l'attaccante, sbaglia il portiere, gol subito, quindi il portiere deve stare sempre concentrato tutta la partita, anche sul 5-1. Ecco, adesso si va al riposo, la lunga pausa per le festività natalizie, cosa potremo avere dopo questo periodo, come troveremo questa United? Sempre carica, sempre pronta a dare il 100% in campo, perché vogliamo vincere tutte le partite per arrivare fino in su. Cioè vogliamo vincere, basta, abbiamo detto all'inizio del campionato, ha detto il presidente, ha detto il mister, questa squadra è nata per vincere e dobbiamo vincere il campionato, quindi daremo sempre il 100% per arrivare al nostro obiettivo. Allora, il gol che sembrava aver riaperto le speranze per la PR e poi invece forse un po' un calo di concentrazione, un po' di distrazione di troppo e la PR a questo punto non può continuare la striscia di risultato, diciamo così, anche perché c'era stata la bella vittoria di sabato, di venerdì scorso nell'anticipo. È un peccato perché diciamo noi ci eravamo preparati molto bene a questa sfida. Ci mancava qualche giocatore, qualcuno non era al meglio, noi ci abbiamo provato fino alla fine, però sono stati bravi, abbiamo provato a tenere fino alla fine, cercando diciamo, di limitare le giocate di alcuni giocatori loro, solo che il calcio è così, come il calcio diciamo, a 11 non perdona quando diciamo, ci sono troppe occasioni dall'altra parte, così succede anche nel calcio a 5. Ci si aspettava che sarebbe stato un derby tirato, sentito e soprattutto comunque ci si aspettava anche una PR ritrovata dopo il momento negativo di inizio stagione. Sì, ma come ho detto prima, noi stiamo lavorando bene, stiamo migliorando rispetto a quello che abbiamo fatto all'inizio stagione. Ci stiamo mettendo sotto, abbiamo iniziato con il piede sbagliato e adesso cercheremo fino a fine diciamo, campionato di ribaltare i risultati negativi che ci sono stati all'inizio. Oggi, quindi la pausa arriva in un certo senso anche. Sì, diciamo questa sconfitta va un po' a ridimensionare diciamo, quello che abbiamo fatto fino adesso, però ci dà anche lo stimolo diciamo, di continuare a migliorare per non ripetere magari gli errori che ci sono stati in questa partita e cercheremo nelle prossime partite di migliorare e quindi soprattutto di portare i risultati a casa.